da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette Mercogliano Avellino. Le cose belle ed utili vanno ripetute e così per il secondo anno consecutivo i Fate Bene Fratelli di Benevento vengono accolti con calore a Mirabelle Clano per sostenere il progetto del poliambulatorio pediatrico nell'isola di Bohol con l'obiettivo di combattere la denutrizione dei bambini delle Filippine. Ed è ancora una volta la generosa famiglia Pascarella con il suo impeccabile staff ad ospitare l'iniziativa con una cena di beneficenza per questa occasione in una nuova location altrettanto splendida in via Bosco San Prisco, Orsini Mood. Sì, noi siamo orgogliosissimi di partecipare a questo progetto, spero che ogni anno ci sarà questa iniziativa. Un ringraziamento particolare a tutto lo staff di Villa Orsini, Orsini Mood, che ha contribuito per questa manifestazione. Un grazie anche ai fornitori che hanno partecipato. Vi ripeto, siamo orgogliosi perché in questo proprio momento che stiamo attraversando abbiamo bisogno di vivere questi momenti culturali e anche, diciamo, umani che sono molto, molto importanti. È una casa dove accoglieremo bambini malnutriti e quindi un centro di alimentazione per questi bambini che soffrono non solo la fame ma hanno bisogno anche di una formazione a livello alimentare. Questo è per quanto rivolta anche alle mamme, in modo che possano insegnare ai loro figli come mangiare e cosa soprattutto mangiare per il loro sostentamento. Ci troviamo in un territorio abbastanza difficile, dove c'è molta, molta povertà e quindi cercheremo di sostenere con questa serata di beneficenza questo progetto. Abbiamo già beneficato di una proprietà su Bohol dove realizzeremo questa bellissima costruzione per accogliere i bambini malnutriti. È un'associazione che nasce 39 anni fa ad opera di padre Marchesi, Fate Bene Fratelli, che si dedica a tutte le popolazioni che purtroppo non godono del nostro benessere e che hanno bisogno delle nostre opere. Nasce tanti anni fa, nasce direttamente nei loro paesi, soprattutto in Africa. Noi abbiamo 290 strutture in tutto il mondo, operiamo in tutto il mondo, quindi nei 5 continenti, e continuiamo a farlo con grande spirito e con grande amore e iniziative.